Signore e signori, bentornati con i nostri riassunti di Metro. Questa volta, secondo capitolo del gioco, Metro Last Light. È passato un po' di tempo, ma non moltissimo, dalla fine del primo Metro, Metro 2033, e la situazione, diciamo, si è spostata un pizzico tra i due giochi. La base operativa dei Ranger, dell'ordine, è diventata il D6 stesso, D6 che è stato più o meno il fulcro di tutto il primo gioco, e la situazione nelle stazioni è parecchio complicata. È girata a voce che esistesse il D6 e che ci fossero questi missili, appunto i missili utilizzati per distruggere i Tetri, che sono questa razza mutante che si era messa in contatto con Artyom e che attaccava la stazione Expo, per farvi un piccolissimo recap. Ecco, ora sia i rossi, sia il Reich, sia l'ANSA sono tutti interessati a ottenere potere sulla base missilistica D6, e i Rangers, l'ordine, si trovano in mezzo perché loro sono al momento quelli in controllo della base missilistica, ma non hanno intenzione di utilizzarla, non volevano spostare il potere interno. Invece, ovviamente, le altre basi hanno mire completamente diverse e si trova in una situazione più o meno di stallo che verrà smossa molto presto. L'avventura inizia con Khan, se ve lo ricordate, quella specie di filosofo mistico viaggiatore, che arriva alla base missilistica. Cosa stranissima, perché non doveva neanche sapere che la base missilistica esistesse o comunque dove fosse, e arriva da Artyom con la notizia che fosse rimasto in vita un tetro, un piccolo tetro, un bambino di tetro. E quindi si cerca subito di contattare Miller, il capo dell'ordine, per andarlo a recuperare, perché questa era la loro chance, era il momento in cui avrebbero potuto mettere a posto le cose, perché se vi ricordate Artyom era arrivato a comprendere che l'eliminazione dei tetri fosse un errore, che i tetri fossero l'unica speranza per l'uomo, ma comunque li aveva distrutti, aveva permesso che venissero distrutti. Questo è il finale canon di Metro 2033. Esiste un'opzione diversa, ma non ne parleremo perché non è canon. Cosa fa Miller alla notizia che esista ancora un piccolo tetro? Ovviamente gioisce e dice: Anna, sua figlia, Anna, vai con Artyom a uccidere l'ultimo bambino di Tetro. Mi raccomando, la missione è importante. Finiamo quello che abbiamo iniziato. La missione con Anna procede in modo abbastanza regolare. Escono allo scoperto, andando verso i giardini dell'orto botanico, e, a parte qualche mutante di mezzo, riescono a rintracciare il piccolo Tetro. Artyom fa finta di niente, cerca di evitare che Anna lo uccida. Più che altro, più che evitare, lui di suo non gli spara e Anna non lo colpisce. Alla fine riesce Anna, con un colpo, diciamo, a stordire il tetro. Artyom arriva e zack, arrivano delle forze naziste che lo stordiscono e Artyom, diciamo, perdendo i sensi, vede soltanto che il tetro viene ingabbiato. Si risveglia nella prigione nazista e tra i vari prigionieri con lui troverà Pavel, un membro dei Rossi, quindi delle forze della linea rossa dei comunisti, e grazie a lui riescono a fuggire dalla prigione, addirittura passando all'interno di un intero, cioè all'interno di un intero, passando attraverso un plotone di forze naziste, ascoltano un discorso fatto dal Führer stesso, che faceva intendere che si stessero preparando ad attaccare la base missilistica D6 con la scusa che tanto sia i Rossi che l'ANSA l'avrebbero attaccata e quindi piuttosto che farlo prendere la base missilistica a loro, tanto valeva che fossero i nazisti. Ovviamente ognuno si rimbalzava un po' questo discorso. Durante la loro fuga vengono scoperti, comunque riescono a correre, a mettersi in salvo, così pensavano, perché alla fine comunque in realtà Pavel viene catturato mentre andava in avanscoperta e beh, ovviamente la sentenza per lui è l'impiccagione. Impiccagione che poco più avanti Artyom riuscirà a sventare, e questo ricorda un po' quello che vi dicevo del libro
in Metro 2033, che Artyom venne salvato da dei comunisti, in realtà appunto da dei seguaci del Che Guevara, durante la sua impiccagione. Secondo me questo è un po' un richiamo invertito. Ad ogni modo, i due alla fin fine quindi riescono a salvarsi in modo definitivo e proseguono nel loro viaggio. Sono costretti a passare per la superficie, fortunatamente trovano un punto di rifornimento dei Rangers, quindi riescono a ottenere filtri e qualche arma, perché ricordiamoci, erano prigionieri, quindi non avevano armi né nulla, non avevano nessun tipo di equipaggiamento. Riescono a passare in superficie, ovviamente anche lì custodi, che sono una specie di Nosalis, sono un po' più aggressivi. I Nosalis sono più una mutazione delle talpe, diciamo. I custodi sono più di una bestia di superficie, molto aggressivi. Tenteranno di ucciderli tanto per cambiare, ma si salveranno e arriveranno alla stazione del teatro. Qui Pavel dice che deve un attimo fare degli arrangiamenti per portarli fino alla stazione della rivoluzione, così chiamata. Artyom ingannerà un po' del tempo, si godrà lo spettacolo teatrale, famoso in tutta la metropolitana di Mosca. La stazione del teatro è una delle più folcloristiche. Comunque, prima di partire per la stazione rivoluzione, Pavel offre una serie di giri di vodka al buon Artyom, che ovviamente ci casca come un pollo. La vodka era, penso ci fosse un semplice sonnifero, diciamo avvelenato, non si sa cosa fosse. Comunque Artyom sta stordito e ovviamente a quel punto avrete capito, Pavel non aveva nessuna intenzione di aiutare realmente Artyom. Pavel era un rosso convinto, lo farà catturare e arriveremo alla stazione dei Rossi. Qui nella stazione dei Rossi la situazione inizia un pizzico a dipanarsi, iniziamo a capire meglio quali sono le dinamiche dello scontro che sta per avvenire. Per prima cosa troviamo Lesnitsky. Lesnitsky è un personaggio che ancora non vi avevo menzionato, e all'inizio del gioco Lesnitsky, che era uno dei ranger dell'ordine ed era a guardia di un carico di armi biologiche all'interno del D6, bene, il gioco inizia con lui che sparisce e le armi biologiche sparite. Non si sapeva perché, per come, per quando. Adesso sappiamo che Lesnitsky è un traditore, che è passato dalla parte dei Rossi, ed è probabile che le armi biologiche suddette stiano con loro. Durante le torture che ovviamente Artyom subisce, perché vogliono estorcere qualsiasi informazione riguardo al D6, inizia a capire delle meccaniche un po' strane all'interno dei Rossi, perché il segretario generale, cioè Moskvin, che dovrebbe essere il capoccia, in realtà appare molto remissivo verso il generale Korbut, che è un po' il secondo, quello che tiene le redini reali dei Rossi. E tra l'altro troverà anche il figlio del generale Moskvin, che è una pronuncia strana, Lunia, mi pare che lo chiami, no? È scritto Lenia con la Y. E proprio grazie alla, diciamo, clemenza di Lonia, Artyom riuscirà a fuggire dalle torture, perché dopo averlo iniziato a torturare, alla fine lo lasciano lì appeso, e Lonia, classico figlio del dispotico dittatore, che invece in realtà è un po' figlio dei fiori, un po' amante della pace e dei buoni ideali di una volta, decide di salvare Artyom. Grazie a lui ci diamo veramente alla fuga, e lì abbiamo la conferma durante la nostra fuga, perché si passa in uno di quei condotti da reazione tipici nella metro, e lì riesce ad ascoltare la conversazione di, mi pare fosse Pavel, adesso non ho davanti un video, comunque con il generale Korbut, anzi no, sto dicendo una stupidaggine, ascolta proprio direttamente un dialogo di Moskvin con Korbut, se non erro, in cui Korbut fa presente di volare basso a Moskvin, perché è stato Korbut a permettere a Moskvin di salire al potere, permettendogli di uccidere il fratello stesso di Moskvin, quindi lo zio di Lonia. un po' intricato. Comunque, in soldoni, Moskvin è salito al potere facendo ammazzare suo fratello grazie a Korbut. Quindi adesso Korbut lo tiene un po' per le palle, detta proprio papale. Continuando la sua fuga, Artyom arriva alla stazione dell'armeria, che, se vi ricordate, anche lì ci siamo già passati, e quando eravamo in Metro 2033 e ci fu una fuga rocambolesca
e fummo salvati da Andrew, il fabbro amico di Khan, che ci fece, diciamo, salire su un carrello, un trasporto truppe diretto al fronte con i nazisti. Questa volta chi ci salverà secondo voi? Andrew, il fabbro amico di Khan. Questa volta diciamo che sarà un pizzico diverso, il trasporto sarà molto più simpatico perché saliremo su una splendida vettura, ovviamente modificata, queste ruote fondamentalmente studiate come quelle dei carrelli per andare sui binari, ed era tempestata di lampadine. Perché lampadine? Beh, perché i cunicoli che diciamo separano la stazione dell'armeria alle altre sono gremiti di aracnidi, comunque quella sorta di mutanti ragni, quelli che sottoposti a luce scappano, e se non riescono a scappare si rigirano su loro stessi pancia in su, e quello è l'unico momento fondamentalmente per riuscire a ucciderli, altrimenti la loro scorza è un pizzico troppo dura e le pallottole non riescono a scalfirli. La strada qui in questo caso dall'armeria, dalla stazione dell'armeria, era per arrivare a Venezia. Venezia è quella stazione inondata, gran parte inondata per quello che viene chiamata Venezia, il suo nome in russo adesso neanche lo proverò a dire, famosa perché è un po' un luogo pieno di malviventi, prostitute e una vita un po', come dire, movimentata. Sì. Artyom arriverà a Venezia, alla fin fine gli aracnidi non sono un problema così grande, una volta che si hanno tutte quelle luci. Peccato che il mezzo a un certo punto gli si distrugga, come capita sempre, e prima di essere arrivato a Venezia abbia avuto sempre quel pizzico di inconvenienti, uno dei quali un gruppo di banditi, bello gremito in realtà, che stava dando parecchi grattacapi a una serie di cittadini rossi in fuga, e Artyom avrà modo di liberare un paio di persone, o quantomeno di salvarle, e andare poi oltre tranquillamente a Venezia. Venezia, appunto, in cui si aspettava di trovare sia Pavel sia il piccolo Tetro, perché non scordiamoci, lui, Artyom, sta sempre cercando comunque il piccolo Tetro, perché quella, dice anche così Khan, potrebbe essere la loro unica speranza di redimersi e di trovare un futuro per le persone che vivono nella metro, perché quello non è cambiato, i tetri possono essere la soluzione per uscire dalla metro. A conferma del passaggio dei rossi a Venezia avremo un buon pescatore che ce lo farà capire, perché per arrivare a Venezia, oltre ad aver dovuto aspettare una specie di zattera traghettatore di un pescatore, e nell'attesa Artyom ha rischiato più volte la vita a mezzo di Nosalis vari, comunque superati questi pericoli riuscirà ad essere traghettato verso Venezia, dove troverà un sacco di mutanti che non saprei come chiamare, io li chiamerò gamberoni perché assomigliano moltissimo a dei gamberoni sputanti simpatici, ed erano molto arrabbiati, ed è una cosa un po' atipica, anche perché sennò il pescatore difficilmente sarebbe andato là tutto tra l'allero a pescare. E scopriamo poi, appunto, arrivati a Venezia, che i gamberoni erano così arrabbiati perché erano passati poco prima i rossi, che non si erano fatti grossi problemi, avevano sparato, diciamo, ad aria tutto quello che vedevano. Ecco spiegato il motivo per cui erano così aggressivi con il pescatore e con Artyom. Quindi abbiamo una conferma. I rossi sono a Venezia. Artyom, dopo essersi fatto un bel giro della città, aver possibilmente, si spera, trovato l'orsacchiotto per un bambino del luogo e aver fatto un po' di buone azioni, riesce ad avere accesso a un magazzino dove, diciamo, girava la malavita. Anzi, diciamo le cose in ordine. Dopo aver trovato i rossi, dove venivano fatti striptease, esibizioni, insomma un po' nightclub, diciamo, la parte un po' più interessante e piccante di Venezia, segue Pavel stesso all'interno di un magazzino dove, diciamo, era la base un po' della malavita locale, e già un paio di abitanti del luogo gli avevano puntato in quella direzione. Si passa all'interno del magazzino, sperabilmente anche senza uccidere nessuno, non è così difficile volendo, oppure uccidendo tutti, uno dei modi vale l'altro alla fin fine, non se si vuole ottenere il finale canon, ma questo è un altro discorso. Si arriva, si trova Pavel, si confronta Pavel,
si sta per catturarlo quando veniamo interrotti da uno di quei cittadini, appunto, che ci aveva puntato verso i magazzini. E niente, Pavel scappa, il nostro inseguimento continua. Prima di riuscire a scappare, Pavel si lascia sfuggire che oltre al contenitore del virus, attenzione, quello che aveva preso le Lesnitsky, anche il tetro, adesso tutto quello che sta cercando fondamentalmente Artyom, sia alla stazione Oktyabrskaya. Perdonate la pronuncia, e dovrò dirla anche un po' di volte, quindi probabilmente pronuncerò il tutto sempre in maniera diversa, per lasciarvi così, sempre un po' appesi. Allora, quindi ovviamente adesso Artyom, l'unica possibilità che ha per proseguire la sua indagine e cercare di risolvere la situazione, è andare appunto alla stazione Oktyabrskaya. Per farlo, purtroppo, non può che salire di nuovo in superficie, perché le stazioni sono tutte bloccate intorno a Venezia. Potrebbe solo tornare indietro, cosa che davvero non gli serve a niente. Sale su in una zona chiamata appunto le paludi, e anche queste sono piene di altri bellissimi gamberoni. Da qua dovrà arrivare alla chiesa, che è l'avamposto dell'ordine. Non è lo stesso che conoscevamo, ma a quanto pare piacciono le chiese. Qui riuscirà alla fin fine ad arrivare, anche qua, varie peripezie e uno scontro con un gamberone gigante, bello grosso e abbastanza difficile da superare. Qui troverà i Rangers dell'ordine ed Anna, se vi ricordate, la figlia di Miller con cui inizialmente era partito per la sua missione di caccia al tetro. Ebbene, qui Anna inizia un poco a cambiare il suo atteggiamento con Artyom. Inizialmente era molto sbeffeggiante nei suoi confronti, lo chiamava, se non sbaglio, tipo coniglio, quindi non era proprio il migliore dei rapporti. Adesso inizia a capire che forse Artyom non si meritava tutto questo brutto atteggiamento e inizia a riconsiderarlo. Adesso si stanno, diciamo, mobilitando per andare insieme ai Rangers all'Oktyabrskaya, quella, ma non fanno in tempo a iniziare il loro viaggio che il citato prima Lesnitsky, che ricordiamolo era un ranger e conosceva l'ubicazione della chiesa, arriva sfondando l'ingresso, diciamo macerie e fuoco ovunque, non fa altro che sotterrare Artyom in una marea di detriti e prende Anna in ostaggio, perché con lei vuole avere accesso, senza troppo spargimento di sangue, all'interno della base missilistica D6, che viene tenuta da Miller, ricordiamoci, il padre di Anna, e quindi la porta via. Artyom, appena si riprende, non può fare altro che riprendere l'inseguimento dei rossi, e quindi di Anna. Tutto questo ovviamente lo porterà alla Oktyabrskaya. Per arrivare al prossimo punto del suo viaggio, passerà dalle catacombe sotto la chiesa dei Rangers. Le catacombe saranno abbastanza difficili, perché sono gremite di molti mutanti, fra cui uno in particolare particolarmente coriaceo e non appartenente a nessuna specie per ora mai vista. Sembrerebbe più unico che raro, ma probabilmente non è così unico. Però noi è l'unico che abbiamo visto, e vedrete, spero, nell'immagine adesso a video, perché non saprei davvero come descriverlo se non dicendo che è enorme, incazzato e corazzato. Fra una peripezia e l'altra riesce ad arrivare alla Oktyabrskaya. Qui, sempre passando nei famosi cunicoli e condotti di areazione, riesce a vedere Anna, che viene portata via prigioniera, e le mettono una maschera antigas per evitare che venisse contaminata. Perché sì, alla stazione hanno liberato l'arma biologica, che scopriamo appunto essere un gas contenente un batterio, un virus, anzi credo, modificato, perché non era originario della Russia. E qui i rossi, vediamo proprio in varie scene, stavano giustiziando brutalmente tutti i sopravvissuti della stazione stessa, adducendo la scusa del "stiamo salvando la metro, voi siete infetti, noi vi epuriamo". Questo ovviamente poi veniamo a scoprire che fosse uno, banalmente un test per vedere l'efficacia dell'arma biologica, una cosa estremamente crudele. Due, era un modo per muoversi all'interno della stazione Oktyabrskaya, e non era l'unica cosa che volevano in realtà ottenere, perché l'Oktyabrskaya era, diciamo, affiancata dalla Koltsevaya,
che è una stazione dell'ANSA. Loro volevano fare in modo di riuscire a mandare persone contagiate ad entrambe le stazioni e avere così la scusa per invaderle, per epurarle da tutto quello che c'era di male, e con questo giochetto avrebbero sottratto una stazione all'ANSA, tagliando l'anello in due, perché l'ANSA diciamo, è la fazione commerciale della metro ed è strutturata tutta su un anello. Se tu tagli l'anello, diciamo, stronchi a metà il potere economico e anche in qualche modo militare dell'ANSA stessa, quindi non era una manovra da poco. In ogni modo, alla fine riesce a salvare Anna, in maniera piuttosto anche lì rocambolesca, dovendosi togliere la maschera per salvarla, e a quel punto, ovviamente, svenendo, Artyom sono più le volte che è svenuto che quelle che è in piedi, comunque svenendo, viene salvato da altri Rangers che stavano proprio in quel momento sopraggiungendo. Artyom si risvegliò un po' di tempo dopo, non c'è dato sapere esattamente i dettagli, a fianco ad Anna, e si trovano in quarantena della stazione Kolsevaja, che vi stavo appunto dicendo prima, dell'ANSA. Sono in quarantena perché ovviamente entrambi hanno respirato il virus, quindi devono essere sicuri che non siano contaminati. In questo momento Anna ha un momento di fragilità, un momento di passione, un momento in cui si voleva sentire viva perché non sapeva, no, cosa sarebbe successo di lì a poche ore o a pochi giorni, e finisce per andare a letto letteralmente con Artyom. Hanno un momento proprio di passione che però, diciamo, finisce lì, nell'immediato quantomeno, perché entrambi hanno fin troppe cose da dover fare, ci sono fin troppe situazioni spinose da gestire e dipanare per potersi lasciare a eccessivi sentimentalismi. Comunque i due stringono in qualche modo un rapporto. Si scopre comunque di lì a breve che nessuno dei due fosse stato contagiato, e quindi con un sospiro di sollievo vanno avanti per la strada. Purtroppo qui assisteremo a delle scene davvero brutali di persone che sono state contagiate ed erano nella quarantena qui nella stazione dell'ANSA, che fondamentalmente stavano per morire di una morte dolorosissima e orribile. Mentre Anna deve tornare a fare rapporto da Miller, suo padre, che in questo momento non è al D6 ma è alla Polis, adesso vi dirò anche perché, Artyom con Khan, che è tornato per dargli una mano, si separerà dalla stazione e dovrà arrivare dal tetro. Come fa ad arrivare dal tetro? Khan ha la soluzione. Ma intanto fatemi spiegare esattamente cosa sta succedendo alla Polis. Alla Polis sta per avere inizio un consiglio dove erano presenti tutte le forze in campo in questo scontro, in questa, diciamo, guerra ancora fredda, insomma, relativamente parlando. Cioè i Rangers, i Rossi, i nazisti e l'ANSA. Questo consiglio voleva ottenere, idealmente, una spartizione della base missilistica in modo che non ci fosse nessun conflitto. Khan è già convinto che questo non sarebbe mai successo, anche perché abbiamo visto quello che hanno fatto i Rossi. Quindi i Rossi stavano macchinando un piano. Avevano mandato Moskvin al consiglio per ingannarli, nel senso per prendere tempo. Durante il consiglio, le forze armate dei Rossi, con Korbut al comando, avrebbero direttamente invaso il D6 e preso controllo. Per evitare questo, la cosa più importante da fare era arrivare dal tetro, e visto che noi si sa che i tetri hanno il potere di entrare nella mente delle persone, far capire quello che una persona prova o non prova, grazie al tetro smascherare i Rossi. Adesso non è la cosa più semplice del mondo, e infatti tutto questo sarà una parte importante del gioco. Grazie a Khan, Artyom riuscirà ad arrivare dal tetro in una maniera inspiegabile. Khan chiama, diciamo, questo accesso rapido a qualsiasi zona della metro il fiume del fato. È letteralmente un fiume che, nel momento in cui una persona che abbia un fortissimo desiderio, che si è guidata dal destino, che
diciamo, abbia un estremo bisogno di arrivare in un luogo e non un bisogno, diciamo così, frivolo. Una cosa molto importante, continuando a tenersi focalizzati, si sarebbe arrivati dove si voleva andare. E così succede. Grazie al fiume del fato, Artyom e Khan, assieme a lui, si ritrovano a fianco al tetro, in quello che era un treno, che in questo momento gestito dai rossi, che era adibito, diciamo, al trasporto del circo. Perché in realtà il tetro, potete immaginarlo, nelle sue peripezie era finito in un circo. Non si vede nulla nel gioco, non ci sono soltanto accenni a questa cosa, ma immagino che fosse considerato un'attrazione. Liberare il tetro comunque non sarà difficilissimo. Sì, è uno scontro a fuoco sul treno, ma niente di troppo complicato. Ormai Artyom, l'abbiamo capito, è molto più in gamba del tipico soldato, che sia rosso, che sia nazista, che sia dell'Ansa, probabilmente anche della maggior parte dei Ranger. Quindi alla fin fine è un rettilineo, combatte, arriva e salva il tetro. Diciamo che il primo contatto reale con il tetro poi gli risveglia delle strane sensazioni, perché riesce a rivivere tutto quello che era stato la sua infanzia, il primo contatto con i tetri. È sempre più convinto che i tetri siano la speranza per l'umanità. Prima erano quasi una sensazione, aveva questo dubbio atroce, adesso è diventata fondamentalmente una certezza. Sono così solo. Non sei solo, sei il primo. Ci ricordavamo di te e ti aspettavamo. Riuscivamo a ricordare tutti i pensieri della nostra razza. E tu hai ucciso tutti, e ora sono solo. Durante la loro, a metà, la via di mezzo fra una fuga e una corsa verso la polis, i due vengono contrastati da vari mutanti e soprattutto anche rossi. E fra i rossi che li contrastano, alla fine troveranno lo stesso Lesniski, il traditore ex ranger dell'ordine. Qui Artyom avrà una scelta: ucciderlo o lasciarlo in vita. Onestamente, diciamo, non esiste la risposta giusta, però se si vuole essere più nella scelta canon, di quella che poi porterà più facilmente al finale considerato quello ufficiale e che porterà a Metro Exodus, è molto più probabile che questo si ottenga lasciando chiunque, quando si è data una chance, in vita. Quindi probabilmente l'idea più canon che si può avere è di lasciare Lesniski in vita. Stordito, svenuto, ma in vita. Similarmente questa situazione si presenterà anche con Pavel di lì a poco, perché per raggiungere appunto alla polis, Artyom dovrà superare la Piazza Rossa. L'idea era di passare dalla Cattedrale di San Basilio, dove c'era una base dei Rangers, e anche lì avere un passaggio agevolato. Invece quello che trovano è uno stuolo di rossi capitanati da Pavel. Anche qui, alla fine dello scontro, potremo scegliere se ucciderlo o letteralmente salvarlo, perché ci sarà una sorta di visione nella mente di Artyom, in cui Pavel è, diciamo, trattenuto da una serie di mani, mi viene da dire demoniache, non è così, sono più quasi, come dire, gli spettri delle persone morte a causa sua. È una visione abbastanza particolare, e che ora immagino starete vedendo a schermo, e da qui lo si può salvare o meno. Salvarlo vuol dire fare in modo che non muoia, lasciarlo stare, lasciarlo in mano alle mani, per quanto suoni ridondante, equivale a lasciarlo morire. Se vogliamo essere canon, secondo me, salvarlo è la cosa più duopo, sebbene l'idea di farlo morire quando Pavel è stato un elemento in realtà all'interno del gioco così forte all'inizio, lo si vedeva davvero come un amico, ed il tradimento di Pavel è una delle cose che più smuove, secondo me, il giocatore in Metro Last Light. Comunque, facciamo finta, diciamo adesso per continuità, che lo si sia lasciato vivere, poi ognuno di voi saprà gestire al meglio le sue scelte. Continua il viaggio con il piccolo tetro per giungere alla polis, che ci riporterà sempre all'esterno, dove ci sarà uno scontro abbastanza importante anche qui, con dei mutanti. Troveremo un'orsa mutante, è una bestia enorme. Poi scopriremo in realtà che era così aggressiva perché stava salvando i suoi piccoli.
questo sarà l'ennesimo tentativo del gioco di vedere, di tirarti verso una o l'altra parte, verso la parte più misericordiosa, la parte più vendicativa. L'orsa potrà essere risparmiata e questo sarà un altro indice di karma positivo, perché questo è un gioco che va a sistema karma. Da molti criticato, anche io personalmente non lo apprezzo tantissimo come è strutturato. È una delle cose che meno mi piace di Metro, il sistema del karma strutturato come è strutturato. Però, come dire, nel suo funziona, è un po' limitante. Superato questo scontro, si arriverà finalmente alla polis, dove si verrà accolti da Miller stesso. E di lì a poco, dopo avergli spiegato tutto il piano che, diciamo, era stato ordito per smascherare Moskvin e fare in modo quindi che i Rangers potessero tornare a difendere il D6, Miller alla fine accetta. Il piccolo Tetro viene portato dove sta parlando Moskvin, all'interno del consiglio, e lui non farà altro che stringere la mano a Moskvin. Moskvin avrà tutta una serie di visioni che sono tipiche dei contatti con i tetri, e tra l'altro tutto quello che sta realmente pensando Moskvin viene letto, tra virgolette, da Artyom. Artyom capisce davvero cosa sta succedendo, ma sarà Moskvin stesso a tradirsi e a raccontare tutto praticamente senza più filtri, dicendo l'amara verità al consiglio, e cioè che i rossi in quel momento stavano per attaccare il D6. A questo punto il piccolo Tetro e Artyom si separano. Il Tetro aveva avuto qualche tempo prima una visione abbastanza importante, perché aveva scoperto che una parte dei suoi simili, quindi altri Tetri, fossero ancora vivi e, diciamo, in una sorta di letargo all'interno del D6. Quindi lui a questo punto ha fatto quello che doveva fare, ha aiutato gli umani, ha smascherato Moskvin e parte verso il D6 a risvegliare gli altri tetri. Non era più da solo, no, aveva ritrovato una sorta di famiglia. Quelli erano tetri quasi adulti, praticamente, e addirittura c'è chi ipotizza che fossero stati creati prima del conflitto i tetri, e che quindi non fossero una evoluzione data dalla radioattività, ma che fossero degli esseri creati dall'uomo per essere, come dire, il prossimo step evolutivo, probabilmente da utilizzarsi in qualche settore bellico, ovviamente, ma l'idea, c'è questa idea, non sappiamo ancora quale sia la realtà dei fatti. Comunque, il Tetro parte per il D6, ma per liberare, per risvegliare dal sonno, dallo slumber, i suoi, stavo a dire, connazionali, no, i suoi esponenti della sua stessa razza, mentre Artyom e tutti i Rangers vanno indietro per difendere con le unghie e con i denti la base. E qui essere spartani, l'ordine di Sparta, davvero dovrà essere visto, non sarà più soltanto una dicitura, perché i Rangers sono pochi, molto pochi rispetto ai rossi. Ed è un peccato qui che non siano intervenute anche le altre stazioni a dargli una mano, ma la situazione è politicamente molto complicata. Se fossero entrati degli altri, secondo me sarebbe stato comunque a quel punto il rischio di altri voltafaccia e altre situazioni strane. Lo scontro finale di fatto va a sfavore dei Rangers, così come alla fine fu anche per gli Spartani. Hanno avuto una stregua resistenza, hanno ucciso un sacco di rossi, ma alla fine si giunge a un bivio. Assaltati dalle forze rosse, loro ormai rimasti devastati, Miller ha perso l'uso delle gambe, Artyom ha un passo dal famoso bottone rosso, in questo caso non è un bottone ma è una leva, comunque dell'autodistruzione della base, potrà fare due cose: o far saltare la base, e quello è il finale negativo, così diciamo, che è quello che si è visto sul mio canale, nel let's play di Metro Last Light, oppure il finale canon, che è molto più difficile da ottenere, sebbene sia canon, questo è raro. In genere il finale canon è tra i più facili da ottenere nelle mie esperienze videoludiche, quantomeno. Comunque nel finale canon, se siamo stati dei bravi ragazzi, sarà tutto molto diverso, perché il piccolo Tetro fermerà Artyom prima che possa farsi saltare in aria insieme a tutto il D6, e saranno i tetri risvegliati a sgominare le forze dei rossi
e quindi salvare il D6 e i Rangers rimanenti. Artyom, adesso non serve. Ullman è morto, come la maggior parte degli Spartani. Miller è sopravvissuto. È a capo delle guardie di Polis, anche se costretto su una sedia a rotelle. Khan, invece, è svanito nel nulla. Una volta mi disse: e se questo piccolo tetro fosse l'ultimo degli angeli inviati per salvarci? Del resto è tornato e ha portato la sua gente. Forse voleva salvarci e perdonarci. Perdonare me, perdonare l'ordine, salvare gli abitanti della metro. L'ultimo raggio di speranza in questo mondo oscuro. Artyom, se ce ne andiamo sarà meglio per tutti, ma un giorno ritorneremo. Allora sarò grande. Addio, amico mio. Ora i tetri se ne sono andati, ma so che ci incontreremo di nuovo. Forse sono stati davvero inviati per salvarci. Forse ci siamo guadagnati il perdono. E questo è il finale del gioco. Alla fin fine, i tetri, qualsiasi sia il finale, canon o meno, si allontaneranno dicendo che comunque prima o poi sarebbero tornati, immagino per rifarsi anche loro una vita, no? Rimpolpare i loro numeri e fare ordine nelle loro priorità. Cosa interessante del finale non canon è che avremmo visto Anna, che io continuo sempre a chiamare Anya perché nei libri è Anya, comunque avremmo visto Anna anni dopo con un bimbo di qualche anno, appunto, e raccontargli le gesta di suo padre Artyom. Nel finale canon non ha un figlio, anche se tecnicamente dal loro singolo amplesso quella volta sarebbe potuta rimanere incinta, non ci risulta che abbia nessun figlio. Difatti nel Metro Exodus non hanno figli, e se vi interessa, in Metro 2035, dove Artyom e Anna sono appunto sposati, non hanno figli nemmeno lì. Ora, questo porterà a Metro Exodus. E Metro Exodus è molto interessante. Adesso la serie è già iniziata sul canale, io sono arrivato a registrare fino al 7° episodio. E hanno fatto una cosa molto interessante. Cioè hanno unito dei dati molto importanti che si ottengono nel libro Metro 2035, ma di fatto quasi skippando 400 e passa pagine di libro, e arrivano molto velocemente alla fine del libro Metro 2035. Nel libro sono soltanto Anya e Artyom, Anna e Artyom a uscire dalla metro, ed è il finale del libro, mentre Miller e tutti i Rangers praticamente li vogliono morti per tutta una serie di vicissitudini. Adesso non starò facendo non farò il riassunto del libro 2035, che non è questo lo scopo. Comunque, magari adesso vi aggiungo una piccola scenetta invece, che è totalmente presa
dal libro Metro 2035 e l'hanno messa qui in Metro Last Light, una scenetta particolare che dice proprio, cioè, il motivo per cui Artyom è così ossessionato dalla sua missione di trovare la vita fuori dalla metro viene dalle parole che starete per sentire. Se ti servono munizioni o che altro, si dice torna di nuovo qui. Com'è la situazione internazionale? È incredibile. Per 10 anni solo silenzio. Poi il mese scorso sono riuscito a parlare con San Pietroburgo. E loro sapevano della nostra esistenza. Qualcuno è riuscito ad arrivare laggiù con un aereo, uno piccolo. Ha causato un vero parapiglia. Ma sono notizie vecchie. Che si dice a New York e a Londra, eh? Non so niente di Londra. Ma c'è una città a suo nord, si chiama Poliarni e Zori. C'è una centrale nucleare, per questo sono sopravvissuti. Sono riuscito a parlarci. Dei barbari li avevano assediati, ma stavano riuscendo a tenere duro. Sei un vero bugiardo, Sania. Potresti scrivere delle opere teatrali sulla nostra miserabile vita e poi farle mettere in scena al Bolshoi. A parte questo, ovviamente Artyom era ossessionato già da prima, perché quando fece saltare in aria i tetri sulla la stazione della radio, anzi quella era della TV, non ricordo più, o Stanchino, lì sentì delle voci e poi arriveremo a capire che in quel momento c'era stato un vuoto nella copertura del progetto Scudo che doveva isolare la metro di Mosca e tutta l'area di Mosca dalle comunicazioni radio con il resto del mondo. Quindi evidentemente Artyom per una frazione di secondo ha sentito davvero qualcosa e da quel momento è stato ossessionato. Peccato che tutto il resto della stazione e delle stazioni, quindi anche Miller eccetera, lo considerassero un pazzo. Nel libro in realtà si scoprirà che Miller già sapeva tutto, che gli osservatori invisibili non fossero un mito ma esistessero davvero e che ci fosse una macro organizzazione che giocava con tutta la stazione della metro come fossero burattini. E basta, non dirò altro sul libro Metro 2035, ma il libro è stato davvero davvero bello. Credo il più bello della trilogia, quindi come sempre mi raccomando, se non l'aveste fatto e vi piacesse il mondo di Metro, questo dei videogame, secondo me personalmente l'approfondimento con i libri è praticamente d'obbligo. E volendo farmi un pizzico di pubblicità a me stesso, trovate qui i link di Amazon sia per la versione Kindle che la versione cartacea qui sotto in descrizione del video. Se mai decideste di prenderli, beh, se usaste quei link fareste un favore anche a me e al canale. Detto questo, signori, credo davvero che sia tutto. Adesso davvero possiamo goderci tutti insieme più o meno, stando sulla stessa lunghezza d'onda, il nostro let's play di Metro Exodus. Ci vediamo presto su un altro video.